perché parlerò per pochi minuti con voi. Dunque, volevo parlarvi delle mie vacanze. Dunque, sono andata in Repubblica Ceca, abbiamo visitato un po' gli angoli un po' nascosti di Praga, anche se siamo stati sul Ponte di Carlo, che mi piace tantissimo perché mi calma molto l'anima andare su quel ponte bellissimo da cui si vede il castello di Praga. Dopodiché, dopo essere stati a Praga per qualche giorno, perché ha anche piovuto, quindi non sempre sono riuscita a viaggiare come volevo, abbiamo preso il treno e siamo andati fino a Vienna e abbiamo guardato, diciamo, le parti più storiche di Vienna, che mi sono piaciute tantissime, soprattutto il museo dove appunto viene conservato, dove viene conservata sia la macchina su cui è stato ucciso l'arciduca d'Austria e anche proprio il vestito su cui, dentro cui lui è morto. E niente, abbiamo visitato quel museo bellissimo della storia, ma anche delle armi. C'erano tutte tipo le armi che vengono usate durante le guerre. E dentro ha una sorta di castello enorme che vi invito appunto a visitare. E siamo stati in vacanza tipo una settimana e mezzo, 10 giorni. Dopodiché siamo anche andati a Baden a visitare un amico e poi c'è stato il ritorno a casa. Adesso non so quando sarà la prossima vacanza perché purtroppo il progetto che avevo di insegnare italiano è durato soltanto 2 settimane, però mi hanno fatto i complimenti perché sono stata bravo, ho insegnato bene. Quindi spero che mi richiamino per il prossimo progetto così posso integrare sia questo lavoro che ho un po' su YouTube, questo canale che non cresce mai, e Steemit, che è un altro mio progetto. Io vi invito a iscrivervi a Steemit perché si può veramente guadagnare qualche soldo, la comunità italiana deve assolutamente crescere, la stiamo cercando di far crescere, e potete guadagnare dei soldi, è un modo nuovo per guadagnare dei soldi, è assolutamente legale, non vi verrà la polizia a casa a cercare, addirittura secondo me se funziona ci sono delle prospettive buone per il futuro, io ci credo, ci provo e poi io ovviamente continuo a insegnare italiano online, è un progetto che ho già da qualche tempo, per cui se qualcuno mi vuole contattare per motivi di business, io sono qui. Un bacione a tutti e anche a quelli che non mi vogliono bene, perché tanto non me ne frega niente, io continuo a parlare.